Nome dell'artista Giuliano Vangi, nome del docufilm Focus on Vangi. Avrà questo titolo il documentario sulla vita e le opere del più grande scultore italiano contemporaneo ritenuto dalla critica, prodotto da Geco Film e diretto da Emerson Gattafoni. Mercoledì 5 ottobre alle 19 la città di Pesaro avrà l'onore di ospitare l'anteprima nazionale al Teatro Sperimentale, per quello che è un prodotto che va a ripercorrere la storia, i pensieri e i luoghi che hanno costruito il successo di Giuliano Vangi, toscano di nascita ma pesarese d'adozione. L'emozione penso che la riceverò quando lo vedo, perché ancora non l'ho visto, però da come è stato girato, sono convinto che è molto bello, perché siamo stati in un periodo abbastanza lungo anche dove lavora a Pietra Santa, poi sono girato nelle cave di Carrara per vedere i marmi, eccetera, insomma hanno fatto un lavoro molto completo, io sono convinto che è bellissimo e sono felice perché... Intanto viene dato subito a Pesaro per la prima volta. Io non sono pesarese, però vivo a Pesaro ormai da anni e anni e anni, mia moglie è pesarese, i miei figli pesaresi, che mi considero pesarese, sicché per me è un onore che venga dato qua, è un piacere enorme. Vangi, che per identità artistica si rispecchia nella natura della cultura, ha regalato negli anni alla città di Pesaro numerose opere, come i Gabbiani in Piazzale Matteotti, l'ultima in ordine di tempo. Una grandezza artistica che ha fulminato positivamente l'executive producer Valeria Cagnoni e l'autore e regista Emerson Gattafoni. Il maestro Vangi che, che racconta la storia della sua vita in questo documentario, quindi era, non c'è stato nessun tipo di screenplay o di... Preparazione di un certo tipo era proprio è un documento di Giuliano Vangi. Siamo andati in liner e di pari passo. Eh, facendo fare il viaggio di Giuliano Vangi dentro il, le sue opere, la descrizione delle sue opere, la sua visione, quindi è un focus on. Focus on sono queste eh, life biography, come è un genere televisivo non, non, non molto italiano, molto anglosassone, che è un artista vivente che racconta la, il suo viaggio, la sua storia artistica. Questo è Focus on Giuliano Vangi. Ecco, la anteprima nazionale sarà trasmessa appunto allo Teatro Sperimentale di Pesaro, poi dove si potrà seguire e vedere questo documentario. Noi abbiamo proprio voluto fare questa cosa in primis per presentarla nella città dove Giuliano vive. Abbiamo deciso di donare alla città, per le library, per le scuole, questo documento. Quindi la nostra, no, no, non c'è stata ancora la nostra predisposizione a... Eh, diciamo così, alla vendita di questo prodotto. Decideremo in futuro, prossimi mesi, eh? Eh, sicuramente non abbiamo problemi di poi farlo passare in RAI o su altri broadcaster internazionali. E' è per questo, anche per noi, che è un grande onore che questo documentario, questo grandissimo prodotto di ricerca documentale su di lui sia eh, presentato in anteprima pesa, poteva potrebbe essere presentato in qualsiasi città d'Italia, metropoli d'Italia del mondo e quindi è un segno ulteriore di amore verso la città come lo è stato anche eh, il video e le parole molto toccanti che ha speso anche a sostegno assieme ad altri per la capitale italiana 2024. Stanno facendo avremo anche altri progetti che lo riguardano molto importanti verso il 2024. Quindi insomma siamo felici di questa opportunità e godiamoci e invitiamo tutti a seguire il documentario al, al cinema sperimentale.